La crisi sta mordendo, morderà ancora nonostante quello che dice Monti, e noi come fascia di confine dobbiamo comprendere che siamo appunto al confine con la Confederazione Elvetica. Dobbiamo prendere dei provvedimenti drastici per le nostre imprese che sempre più numerose stanno delocalizzando. Il fenomeno è in espansione. Sempre più italiani scelgono di spostare la residenza in Canton Ticino. Al tempo stesso cresce il numero di aziende e professionisti che portano l'attività in Svizzera, complici una tassazione inferiore e un impianto burocratico meno assillante. Unico modo per arginare la tendenza in atto, secondo Fratelli d'Italia, è aiutare le imprese della fascia di confine con una serie di provvedimenti ad hoc che contrastino la delocalizzazione e di conseguenza la perdita di posti di lavoro e di gettito per l'erario. L'abbattimento, ad esempio, del cuneo fiscale, facendo in modo che il 20-30% possa rimanere nella tasca del lavoratore, e quindi questo è un importante sgravio per l'impresa, l'azzeramento dell'IRAP e poi una commissione mista, conferenza Stato e Regioni, perché possa abbattere del 50% l'aspetto burocratico che rende difficilissimo per qualsiasi imprenditore anche stare vivo sul mercato. Secondo le stime, un simile provvedimento costerebbe fra i 44 e i 48 milioni di euro per il 2013 e potrebbe essere coperto attingendo al fondo di riserva speciale. I tempi sono strettissimi, le imprese stanno morendo, i professionisti sempre più numerosi si trasferiscono in Canton Ticino. Bisogna intervenire, non c'è più tempo.